Nel turno infrasettimanale valido per la 15ª giornata, il Pineto cede il passo in trasferta per 2-1 contro un Coriaceo Castelfidardo in vantaggio nella prima frazione biancazzurri con Della Quercia nella ripresa. Cusimano e Monachesi ribaltano il risultato. Calcio d'inizio per i padroni di casa dopo una prima fase di studio in cui nessuna delle due squadre riesce a produrre azioni degne di nota. Alla mezz'ora su calcio d'angolo Della Quercia sale in cielo e sigla il vantaggio. I biancazzurri sull'onda dell'entusiasmo spingono su azione manovrata, Esposito sguscia in area, palla fuori di poco. A una manciata di secondi dalla pausa i marchigiani ci provano dal limite, Megeri al debutto blocca. Nella ripresa il match segue il trend della prima frazione, la squadra di mister Lauro si rende pericolosa al 62esimo, conclusione graffiante di Fermani, Megeri devia in corner, gli anconitani crescono, Giambè semina il panico, conclusione in buca d'angolo ma il palo nega il gol all'ex Alba Adriatica. Poco male per l'11 di casa, alla mezz'ora Cusimano disegna una parabola magistrale che termina in fondo al sacco per il pareggio dei locali. Il Pineto non ci sta, su contropiede Olcese trova Minnozzi, l'ex Tolentino però calcia sul fondo, i biancoverdi ci credono, un tiro cross di Monachesi beffardamente scavalca all'estremo ospite per il 2-1 dei padroni di casa. La squadra di mister Lauro potrebbe siglare il gol del KO ma Giambè calcia alto. Nel finale, nonostante l'impiego del neoacquisto Mbubà, il Castelfidardo va vicinissimo al 3-1 ancora con Cusimano, non succede più nulla, i marchigiani conquistano l'intera posta e fanno un balzo in avanti importante nella lotta a salvezza. Per i biancazzurri invece una sconfitta che deve far riflettere. Tre punti secondo me meritati, perché il primo tempo era stato abbastanza equilibrato, loro avevano sfruttato una palla inattiva ma potenzialmente la partita era da pareggio, secondo me noi avevamo fatto anche benino dal punto di vista del gioco. Nella ripresa la partita noi siamo saliti fisicamente, i cambi hanno cambiato la partita, lo sappiamo. Oggi hanno giocato giocatori che hanno giocato poco dall'inizio e sono fatti trovare presente. La vittoria della squadra, del gruppo, che è la forza di questo Castelfidardo, perché comunque ognuno è importante per vincere le partite e per fare un bel campionato. Quindi non ci sono singoli che si devono esaltare, perché siamo una squadra importante, ma da gruppo singolarmente facciamo poco. Quindi se siamo squadra tutti quanti fanno fatica con noi. Mister Amaulo, una partita a due facce di questo Pineto. Sì, dopo un ottimo primo tempo dove siamo passati in modo meritato in vantaggio, e poi c'è stata una ripresa dove magari abbiamo pagato il calo fisico di qualche giocatore. È chiaro, sapevamo che in questo momento abbiamo l'organico un po' ridotto e qualche giocatore non in condizione, e quindi questo si è manifestato nella seconda parte della gara dove abbiamo fatto fatica a ripartire e siamo difesi. Poi abbiamo subito i due gol del Castelfidardo, che nella seconda frazione sicuramente ci ha messo dentro la nostra metà campo e è stato pericoloso in più una circostanza. Ma sicuramente l'allenatore è sempre messo in discussione, quindi fa parte del gioco, e quando i risultati non vengono io, come sempre ho fatto, mi prendo le mie responsabilità. Poi vedremo quale sarà un po' il proseguo di questo campionato, sia per quanto riguarda me che quanto riguarda il Pineto.